Bentornati diavoletti e bentornate diavolette qui su LR Channel. Oggi un video haul che ci piacciono veramente tantissimo. Un video haul di alcune cose che ho comprato da Primark. Se siete curiosi di sapere che cosa ho comprato da Primark, ovviamente non vi rimane che guardare questo video. Io vi mando il solito bacio e vi aspetto dopo la sigla. Allora, bentornati diavoletti, bentornate diavolette qui su LR Channel. Oggi uno dei video più richiesti, preferiti, insomma, ho visto che bene o male vi piacciono veramente tanto quando li faccio. Per cui, insomma, ho deciso di registrarlo apposta perché consapevole di questo vostro gusto. Allora, video haul di Primark. Sono andata da Primark perché pensavo di trovare tante tante cose. Adesso due sono le opzioni: o io sono diventata veramente cieca, oppure insomma non ho trovato assolutamente, non ho trovato molto di quello che volevo. Però ho trovato delle cose molto interessanti. Allora, innanzitutto vi faccio vedere questa camicina. Questa camicina che ha questo fiocchetto, allora la volevo da non so quanto, penso da questa primavera, perché ho comprato dei pantaloni gessati con una mantellina che stanno perfettamente con una camicia con il colletto così, ok? Tant'è che volevo comprare un choker. Choker sono i collarini, quelli che si usano adesso. Volevo comprare tipo un pezzettino di vellutino per farlo da choker e appunto annodarlo sopra una mia camicia. Poi però appunto avevo visto questa Primark, non c'era mai la taglia. Stavolta l'ho trovata, 13 euro e me la sono portata a casa. È molto carina, ha questi polsini, quindi contornati di nero. Adesso mi alzo, vi faccio vedere com'è indossata. Indossata è così, devo abbassare. Beh, l'ho messa con questo pantalone vita alta bruttissimo che utilizzo per stare comoda più che altro. Ad ogni modo, camicina molto back to school, collegiale, sta bene anche con una gonna. Ecco, guardate il mio prossimo video outfit of the week perché la indosserò in varie. Ve la farò vedere in varie soluzioni, con la gonna e con i pantaloni, per cui insomma sarà carino vederla abbinata. A me piace veramente tantissimo, è comoda, è morbida, è leggera, soprattutto a me dà fastidio le camicie che tirano, che sono tutte complicate, mentre invece questa è proprio molto molto morbida, molto easy e mi piace veramente tanto. Quindi questa approvata al 100%, poi 13 euro non credo che siano nemmeno così tante per una camiciola. Poi delle cose che invece avevo bisogno tantissimo, non trovavo cose come piacevano a me, ho voluto rischiare e ho rischiato bene e adesso vi spiego perché. Allora, biancheria intima. Anche nell'altro video haul, sempre di Primark, vi avevo spiegato, vi avevo detto che avevo provato a comprare i tanga. Io uso solamente quel tipo insomma, di slippino. Non mi piace, come vi dico sempre, ho il culo carnivoro, per cui non mi piace la mutandina, quella che avvolge completamente il gluteo. Per cui preferisco o il brasiliano o comunque il tanga. Infatti, appunto, ho comprato i tanga e mi sono trovata benissimo già questo la prima volta. Per cui sono andata lì e ho fatto scorta. Già che c'ero, volevo provare a comprare anche qualche reggiseno. Perché? Perché io ne ho tanti e solitamente compro quelli di marca perché avendo un seno molto abbondante e non rifatto, ci tengo che stia su il più possibile. Quindi ferretto, quindi insomma tutto
tutto, deve essere tutto conformato per insomma, farlo stare comodo. E il problema è che se vai a cercare ormai dei reggiseni di buona qualità con il ferretto oppure senza ferretto ma con un sostegno giusto, tra l'altro io sono molto piccola, sono proprio piccina di ossa, di torace e ho questo seno abbondante, se vai a cercare quelli normalmente sono ormai tutti imbottiti e io ho una quarta, se mi metto il reggiseno imbottito con una quarta sembro veramente non una porno star di più, cioè sembro esagerata, in più sono veramente molto piccina per cui è proprio, cioè almeno io mi vergogno, a me non piace, ecco, a me non piace assolutamente. Ho un bel seno, mi piace il mio seno, secondo me è anche abbastanza grosso rispetto proporzionalmente al mio corpo, è forse un po' troppo grosso, però va bene così, sta su, per cui va bene, però quando metto certi reggiseni che sembra che ho delle tettone enormi, non mi trovo a mio agio, non mi piace. Volevo quei reggiseni che ti fanno la forma del seno, ma in maniera discreta, quindi mantengono la tua forma, gli danno comunque un buon supporto, ma in maniera discreta, senza che siano imbottiti, eccetera. E non li trovavo proprio da nessuna parte. Oppure trovavo magari quelli che erano solo di stoffa e di pizzo e quindi dopodiché si smollano dopo due lavate li butti. Ne ho alcuni di Victoria's Secret che per carità costano un botto perché è Victoria's Secret, perché sono esteticamente molto 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 carini, però poi dopo quattro lavate puzzano, cioè raga puzzano, cioè usano dei tessuti che poi puzzano e io queste cose non le posso sopportare, anche perché se l'ho pagato 50 euro, 30 euro, 35 euro, io Victoria's Secret li prendevo sempre all'estero perché fino all'anno scorso non c'era in Italia, però cioè non si può spendere 35 euro e dopo quattro lavate doverlo buttare via perché è veramente un peccato, è come buttare via i soldini, a me non piace questa cosa qua. Quindi ho detto vabbè, me la gioco, provo e ho provato a comprare i reggiseni, quelli da Primark, che mi sembravano molto cheap come idea. Però ho detto per tutti i giorni e poi comunque tra i reggiseni li ho pagati 10 euro. Se mettiamo anche che dopo tre lavate puzzano, li butto, ne ho pagato 3 euro l'uno, non 35, questa è la differenza. E invece ragazzi, ho fatto il colpo della vita, nel senso che io ho preso uno stendino che ne aveva 3, nero, un altro stendino che ne aveva altri 3, bianco, e sono bellissimi. La forma che danno, la forma e il sostegno che danno è perfetta, quantomeno per il mio seno. Ho potuto scegliere, lì ci sono tipo la 32 A, B, C, D, quindi 32, 34, 36 è il giro vita, il giro, insomma, non vita, ma il torace. E poi A, B, C, D sono praticamente le coppe. Quindi io ho preso un 34 coppa D, forse avrei potuto prendere anche una 36 coppa D, perché sia di coppa che di torace sta proprio giusta, però in realtà ci sono dietro, ci sono i bottoncini, per cui posso anche allargarla un pochettino, però secondo me per il momento così va bene e sono veramente belli. Io ve li faccio vedere senza nessuna vergogna e ho capito che praticamente i tanga che prendevo io ci sono sia questi qua lisci, che praticamente sono fatti così, sono lisci e hanno il pizzo solo di lato, che sono in abbinato con il reggiseno tra virgolette liscio, sia questi qua che praticamente invece sono tutti di pizzo. E quindi praticamente ho preso sia li ho presi sia in un modo, dietro hanno il triangolino così, per cui non dà nessun fastidio a chi ha il culo carnivoro come il mio. Li ho presi sia in un modo che nell'altro e i reggiseni ovviamente rispecchiano anche quello che è poi appunto il tanga, quindi questo reggiseno qui che è in pizzo, tutto in pizzo, ricoperto in pizzo, spero che si veda, non so se si vede, comunque sì. Questo qui che è invece tutto liscio con solo le bordature in pizzo, quello che ho su invece è in pizzo
ha le bordature in pizzo e su questa parte qui ha i pois, e la stessa cosa appunto di bianchi. Quindi ve li ho portati giusto per farli vedere, perché non voglio che pensiate che dico cazzate, perché soprattutto con la biancheria, cioè io ho proprio un rapporto che deve essere o ottima o mi dà proprio fastidio. Quindi anche quello bianco qua è in pizzo, probabilmente brucerà un po' con le luci, ma spero che si veda. Poi c'è quello liscio con il pizzetto al bordo, e poi c'è quello che è il corrispettivo di quello nero che ho su adesso, che praticamente è col pizzo al bordo e ricoperto di questo pizzo con i pois. Li ho già lavati, li ho già ovviamente indossati, vi dico che la performa, per qualità, per performance, sono, secondo me, sono ottimi. Qualità prezzo sicuramente è la migliore che io abbia mai riscontrato in un reggiseno, comunque in una biancheria, e quindi cioè, per me va benissimo. Ripeto, mi sembravano molto cheap anche a me, essendo abituata anche comunque a biancheria di un certo livello, giustamente poi questi ti sembrano cheap, però per usarli tutti i giorni sinceramente vanno più che bene. Un'altra cosa che ho comprato, ed è l'ultima cosa di Primark che vi faccio vedere, è questa. Sono 10 lights a forma di cuore, carinissime. Allora, perché le comprate? Perché le voglio mettere dietro, perché mi sono resa conto che il dietro così è un po' spoglio, non mi piace tantissimo, per cui vorrei fare qualcosa, mettere delle scritte. In realtà appunto io cercavo le scritte non le ho trovate, ma ho trovato queste che praticamente sono molto shabby chic, e in pratica poi vabbè si illuminano, si mettono le batterie qua, si illuminano e me le vedrete insomma come sfondo. Queste le ho pagate 6 euro, per cui un prezzo veramente accessibile. Sono 10, per cui comunque ci sta anche come metratura, insomma qua dietro si riesce a fare tipo un bel disegno, e sono così praticamente tipo le luci di Natale, però sono con questi cuori di corda bianca. Mi piacciono moltissimo, ma veramente tanto, non vedo l'ora di appenderli. Bene, questi erano i miei acquisti a Primark. Penso che ci tornerò, perché ho visto tante cose autunnali ma non avevo voglia di provarle eccetera. Spero di trovare un po' più di cose per quello che riguarda la cartoleria, le cose di cartoleria che le ho trovate ma non mi facevano impazzire, e accessori. E che altro dire, se il video vi è piaciuto ovviamente pollice in su, iscrivetevi al canale su Heller Channel, un video al giorno. Vi ringrazio tantissimo di essere stati con me anche per questo video, vi mando un bacio e tantissimo, ma tantissimo amore.